Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo delle tecniche di sanificazione delle mascherine. Concedetemi un breve disclaimer, onde evitare che pensiate che queste cose me le sia inventate. In descrizione, questo file, trovate i link che illustrano in dettaglio le tecniche di sanificazione delle mascherine che io in questa bloggata audio podcast mi limito però solo a ricordare. 2. Le mascherine riutilizzabili in cotone sono lavabili solo 2 o 3 volte, una volta lavate devono essere sanificate. La loro classe di protezione è FFP1, identica alle mascherine monouso FFP1. Le mascherine riutilizzabili o monouso dopo 8 ore d'utilizzo vanno lavate e sanificate o sostituite. Prima di raggiungere le 8 ore d'uso, conservate la mascherina in una busta di plastica pulita per proteggerla dalla polvere e dallo sporco quando appunto ovviamente non la indossate. Anche le FFP2 sono mascherine che possono essere monouso o pluriuso. Se trovate la sigla NR vuol dire che non sono riutilizzabili, se non la trovate invece vuol dire che è sanificabile. 3. Non toccatevi la mascherina o l'interno della mascherina, quanto occhi, naso, bocca, quando siete fuori ed avete le mani contaminate. È utile usare del gel alcolico da usare regolarmente quando si è fuori per abbattere la potenziale carica batterica. Tuttavia, quando rientrate a casa, ricordatevi sempre di disinfettare le mani con alcol almeno a 70 gradi e poi di lavarle bene. Quindi il gel alcolico quando si è fuori non sostituisce il lavaggio delle mani quando si rientra a casa. Detto questo, il riuso delle mascherine, anche di quelle monouso, potrebbe essere utile purché non si abusi della sanificazione della mascherina per non più di 2 volte. E soprattutto è utile usare le mascherine monouso che avete sanificato come scudo esterno che si aggiunge sopra una mascherina monouso nuova per elevare appunto il livello di protezione riducendo il livello di permeabilità delle FFP1. Vi suggerisco di visionare l'altro video come potenziare le mascherine FFP1 ed FFP2 per proteggersi dal Covid. Quel video illustro meglio in dettaglio le tecniche di stratificazione. Ok, detto questo, passiamo in dettaglio alle 4 tecniche di sanificazione delle mascherine lavabili e riutilizzabili oppure delle mascherine monouso, qualora queste non abbiano l'elastico rotto e non siano strappate e non siano logore. Prima tecnica, usare gel alcolici o spray che si trovano comunemente in farmacia e parafarmacia. Spruzzate lo spray e lasciate asciugare al sole. 2. Costruitevi voi una soluzione idroalcolica a 4 parti di alcol, con almeno a 70 gradi, meglio a 90, e una parte di acqua da porre in un flacone spray. La soluzione spray poi è utile sia per sanificare le mascherine quanto per sanificare le mani quando si è all'esterno. 3. Altra tecnica per sanificare le mascherine è irrorare abbondantemente la mascherina con una mucchina, quindi aggiungere acqua corrente nel rubinetto e lasciarne la mascherina a mollo per mezz'ora, poi fatela asciugare al sole. La mucchina e raggi UVA e UVB del sole sterilizzeranno le polveri di sudicio che la mascherina ha raccattato quando l'avete utilizzata per le vostre 8 ore. 4. Ultima tecnica è la sanificazione della mascherina utilizzando l'acqua ossigenata. Irrorate in modo abbondante la mascherina versando acqua ossigenata sulla mascherina, bagnando dall'interno e poi l'esterno. Quando la mascherina è completamente fradicia e zuppa di acqua ossigenata, lasciatela in una bacinella al sole per una mezz'ora. L'acqua ossigenata disinfetterà tutta la polvere e il sudiciume che avete raccattato, diciamo nell'utilizzo delle 8 ore della mascherina. Poi prendete la mascherina e fatela asciugare al sole e dall'aria. Come nel caso precedente, non sanificate una mascherina monouso più di 2 volte,
non usate una mascherina monouso sanificata come prima ed unica protezione del volto, ma al contrario sostituite la mascherina monouso dopo 8 ore d'utilizzo con una nuova. Usate invece la mascherina usata e che avete sanificato, purché in ottime condizioni, come corazza esterna per proteggervi da quello che c'è fuori, stratificandola sopra ed all'esterno della nuova FFP1 che invece indossate. In tal modo, stratificando dall'esterno, ridurrete la permeabilità della FFP1 utilizzando appunto FFP1 sanificate non più di 2 volte e migliorando il vostro livello di protezione. Non sanificate una mascherina pluriuso lavandola e sanificandola più di 3 volte. Le fibre della mascherina si dilatano. La capacità di protezione delle mascherine pluriuso in cotone scende drasticamente dopo appunto 3 lavaggi e quindi 3 e poi successive 3 sanificazioni, ma soprattutto sono i lavaggi che deteriorano le mascherine pluriuso. Sperando che a questo lungo e complicato podcast vi sia utile, un saluto, ciao, alla prossima!